Avete voglia di girare il mondo ma non potete uscire dall'Italia? Questo è il video perfetto per voi. Ciao, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo appunti di viaggio in cui vi suggerirò delle mete italiane che però ricordano molto alcune mete molto famose in giro per il mondo. Come al solito il video sarà diviso in capitoli che potete vedere qui sotto sulla timeline. I capitoli saranno le varie parti del mondo e potete appunto muovervi all'interno di essi per scoprire quali regioni e quali posti in Italia li ricordano, se appunto volete visitare dei posti che ricordano un punto specifico nel mondo. Partiamo subito con le mete europee, partiamo dal nord e più precisamente dall'Islanda. È molto lontano l'Islanda, è vicino a Padova l'Islanda. In Italia abbiamo la Val Malenco, che viene chiamata l'Islanda d'Italia per l'appunto. Qui troviamo il ghiacciaio Fellaria che regala paesaggi molto simili a quelli islandesi. Se volete invece stare un pochino più al calduccio, il suggerimento è la Valle del Diavolo in Toscana, dove possiamo trovare le caratteristiche colonne di vapore e geyser tipici dell'Islanda. Pensate che questo territorio ha ispirato Dante nella descrizione dell'inferno nella Divina Commedia. Se invece sognate l'Irlanda, non posso che suggerirvi le pietre lanciate di Bolsena nel Lazio, che sono veramente molto simili al selciato dei giganti, appunto irlandese. Se invece preferite le città come Londra in Inghilterra, non dovete far altro che recarvi a Roma, nel quartiere Flaminio, dove c'è una strada con edifici liberty, palazzi bassi, giardinetti e scale in pietra, tipica appunto dell'atmosfera londinese. Se invece sognate la Francia e lo sfarzo della corte di Luigi XIV, non posso che suggerirvi la Reggia di Venaria in Piemonte, che è patrimonio UNESCO dal 1997 e che per la sua imponenza ricorda molto la Reggia di Versailles in Francia. Nel sud della Francia invece troviamo due regioni molto particolari, la prima è la Camargue, che possiamo ritrovare sia nel delta del Po in Veneto, sia all'isola della Cona in Friuli Venezia Giulia. Peraltro l'isola della Cona è protagonista di uno dei miei video che vi lascio qua sopra, potete rendervi conto di quanto sia simile. Nelle due zone italiane potrete trovare infatti un paesaggio molto simile e anche i cavalli Camargue, che sono caratteristici della Camargue francese per l'appunto. Altra regione francese molto famosa è la Provenza, famosa per i campi di lavanda. Questi possiamo trovarli veramente lungo tutto il nostro stivale. Giusto per citare alcune zone, vi dico il Monferrato in Piemonte, l'Oltrepò Pavese in Lombardia, la Maremma in Toscana e la Tuscia nel Lazio, ma ci sono veramente ovunque. Se conoscete altre zone che io non ho nominato, ovviamente lasciate un commento qui sotto. Se invece sognate la Grecia, vi suggerisco ovviamente la Valle dei Templi e il Parco di Selinunte in Sicilia, che sono degli importanti siti archeologici della Magna Grecia. Ma c'è un'altra chicca, ovvero la Calabria Grecanica, una zona poco conosciuta in provincia di Reggio Calabria, e deve il suo nome alla presenza di piccole comunità greche che hanno mantenuto nel corso dei secoli la lingua greca, contaminandola un pochino anche con i dialetti autoctoni. Ci spostiamo poi in Spagna, infatti in Italia possiamo trovare molti paesini che ricordano quelli dell'Andalusia con le loro casette bianche, due su tutti, ma ce ne sono anche qui molti, Ostuni in Puglia e Pisticci in Basilicata. Se invece vorreste visitare una Alhambra, il consiglio che vi do è Rocchetta Mattei in Emilia Romagna. Si trova su una collina poco distante da Bologna e ricorda per la sua architettura l'Alhambra di Granada. Ricorda secondo me anche un pochino un castello Disney, magari un po', magari molto vagamente quello di Jasmine di Aladdin, fatemi sapere. In Toscana poi abbiamo il Giardino dei Tarocchi, che è ispirato dal Park Güell di Barcellona. E sempre in Toscana abbiamo il Castello di San Mezzano. Purtroppo è abbandonato e non è visitabile, ma questa costruzione eclettica ricorda molto dei castelli che possiamo trovare nel sud della Spagna o nel nord dell'Africa. E proprio parlando di Nord Africa, passiamo alla prossima meta, che è il Marocco. Come meta da visitare per il Marocco abbiamo Casa Massima in Puglia. È conosciuta anche come il Paese Azzurro. Come potrete capire bene da questo nome, è caratterizzata da edifici con le facciate
Blu, esatto. Esattamente come Chefchaouen in Marocco. Altra meta è Marzara del Vallo in Sicilia, che con le sue architetture arabeggianti ricorda molto città marocchine come Fez e Marrakech. Insomma, è un piccolo gioiello in cui perdersi tra colori e profumi. Cambiamo ancora continente, passiamo alla Turchia, perché nelle Marche ci sono le Lame Rosse, che potrebbero ricordare un pochino appunto la Cappadocia. Infatti le Lame Rosse sono un paesaggio un pochino insolito nelle Marche da visitare, un luogo formato da alte torri e formazioni rocciose derivate dall'erosione del territorio. Questo luogo però potrebbe ricordare anche il Grand Canyon e le formazioni rocciose tipiche degli Stati Uniti. E a proposito di Grand Canyon, se volete vederne uno italiano tra i più belli, il consiglio è andare a Gorropu in Sardegna. Il canyon che si trova nel Supramonte infatti è uno dei più profondi in Europa. Pensate che le sue pareti arrivano fino a 500 metri e si sviluppa per una lunghezza di circa 1500 metri. Altri canyon italiani sono gli Orridi di Uriezzo in Piemonte e l'Orrido di Bellano in Lombardia. Se invece sognate la Route 66, il consiglio è quello di recarvi verso Campo Imperatore in Abruzzo, dove potrete trovare degli spettacolari paesaggi che ricordano per l'appunto la celebre strada americana. Se sognate una vacanza di puro relax con mare cristallino e spiaggia bianchissima, potreste sognare Tahiti, ma non potendoci andare, il consiglio è quello di recarvi nella piccola Tahiti di Sardegna, ovvero Cala Coticcio sull'isola di Caprera nell'arcipelago della Maddalena. Poi ovviamente tutte le spiagge italiane del sud e della Sardegna sono assolutamente magnifiche e potrebbero ricordare le spiagge tropicali con appunto sabbia bianca e mare assolutamente cristallino. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, magari attivando anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Vi ricordo che se avete qualche altro suggerimento di meta italiana che ricorda l'estero, potete lasciarlo in un commento qui sotto, sempre qui sotto, ma in descrizione trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Non mi resta che salutarvi e dirvi come al solito, have a nice life!